Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa. Benvenuto un altro giorno al nostro programma È una festa. Il più programma il più famoso programma radiofonico sulla musica attuale. Oggi, in relazione a Sanremo, parleremo con due rappresentanti e fan incondizionati dell'eccentrica Rita Pavone, dell'attraente Gavani e di due giovani nuove proposte, Leo Gassman e Eugenio Cesaro. Ciao, ciao a tutti! Ciao Tony, come stai? Il Covid-19 ti fa di lavorare? Buon pomeriggio, ascoltatori. Sì, Sheila. Posso dire che sono molto motivato perché oggi parliamo di Gavani. Certo, Tony, certo. E dove è nato questo artista e perché diventa attraente? Va bene. Lui è nato a Carrara, regione della Toscana, sì? Luogo della papa al pomodoro. Infatti, uno dei suoi piatti preferiti. Gavani è un cantautore e polistrumentista che ha vinto per due volte il Festival di Sanremo. Inoltre, è stato scelto per rappresentare il suo paese all'Eurovision Song Contest nel 2017. Per questa ragione, Gavani è diventato molto famoso in Italia, dove canzoni come Viceversa gli hanno fatto ottenere un disco di platino. D'altra parte, Gavani ha 37 anni ed è considerato uno dei più belli del paese. Per quanto riguarda la sua apparenza, si può dire che è un uomo abbastanza alto. È alto 1,80 m. Ha i capelli corti, neri e con forma di tupè. Però quella cosa che veramente fa attraente Gavani sono i suoi baffi. Ma che dici, Gavani attraente? Leo Gassman è giovane? È fascinante. Leo Gassman? Di dove è? Non lo conosco. Lui è una delle nuove proposte di Sanremo questo anno. Concorrente di Factor X, arriva per prima volta al Festival di Sanremo. Ha 22 anni, di famiglia di attori. Nasce e studia in Roma. Ah, ho capito, va bene. Ma secondo me le nuove proposte devono imparare sopra Rita Pavone. Madonna, la Pavone! Quante anni ha e che lavoro fa adesso? Lei sempre sarà storia italiana, ha 74 anni. Devo dire che amo Rita Pavone e la sua canzone Cuore. È una donna con molta personalità, odia Leone, sai? Attualmente non è più nel mondo della musica, ma nel 1962 ha già cantato sul palco. Ha molta esperienza. Hai ragione. L'esperienza e lo spettacolo sono importanti, ma per me... io credo che anche è importante che la musica faccia pensare. Conosci Eugenio Cesaro? Eugenio Cesaro, aspetta, com'è la sua musica? Qualcuna canzone sua? Eugenio Cesaro è il cantante di Eugenio in Via di Gioia. Lui è un ragazzo molto impegnato in diverse cause e questo si può vedere nella sua musica, le sue canzoni. Lui solo ha 28 anni, è un giovane affascinante. Forse è perché è cancro, chissà perché è di Torino, non lo so, ma lui ha partecipato a Sanremo con il single Tsunami, che fa una critica sull'epoca attuale. E non solo canta, anche suona la chitarra e l'ukelele, ma dai! Lui è un ragazzo davvero, davvero molto speciale. Sicuro che con tutta questa situazione sta organizzando un festival come il Io Me Quedo in Casa Festival, con tanti musicisti, con tanti gruppi.
Cosa pensate che stanno facendo i cantanti questi giorni? Marta, credo che sono tempo difficile. Ora, a casa, come tutti. Ma pensa a Tony che Cavani guarda la TV o fa sport? Boh, posso dire che Cavani di solito fa sport. Infatti, si sa che lo fa almeno 3 volte alla settimana, più o meno. Oh. E sempre che può, lo fa a casa. Per quanto riguarda la TV, lui preferisce guardare i film e soprattutto compone quando ha tempo libero. Giusto, giusto, Tony. È molto importante fare sport a casa. Ma devo dire che Rita fa sport solo 2 giorni a settimana. Gli piace di più mangiare. ma anche riposa sul divano, ascolta musica e fa videochiamate con i suoi figli giovedì alle 8, perché per lei sono molto importanti. È vero, Sheila, la famiglia è molto importante. Dai, ma che cosa fa Leo Gassman con tanto tempo libero a casa? Leo Gassman ha intenzioni di studiare un po' di inglese. La musica è un mondo molto competitivo. Leo cerca di conquistare un altro paese. Dopo il suo successo come una delle 9 proposte di Sanremo 2020, chissà, anche pratica mindfulness e scoprirà un nuovo Leo? Oh. Veramente, veramente, i nostri famosi fanno molte cose, ma quali cose non può fare a casa Eugenio Cesaro Martà? Non ci sono molte cose che non si possono fare, infatti solo c'è una. Lui detesta essere svegliato, non può fare rumore prima delle 10:30. Lui va a dormire tardi e non gli piace alzarsi presto. Inoltre, ha una routine molto rigida. Al mattino, lavora con i progetti sociali e ambientali in cui collabora con Eugenio in Via di Gioia. E al pomeriggio e alla sera si dedica alle classi, alla composizione, anche se i fine settimana gli piace chiacchierare con i suoi amici e non ha domenica che non va dalla sua mamma per prendere il pranzo. Ma con tutta questa situazione, tutte queste restrizioni, sicuro non può fare molte cose di questa routine. Sono tante, tante cose che non possiamo fare adesso. Io credo che loro possono aiutare in alcun modo. Come pensate voi che loro possono aiutare? Vero Marta, hai ragione. Ci sono molte cose che non possiamo fare a casa. La mia opinione è che tutti i famosi stanno scrivendo canzoni e cantando online per tutte le persone. Questa è una bellissima idea. Bella, bella idea. Ascolta, aspetta, è la tua giornata, ascoltatore. Com'è la quarantena? Fate cosa? Come mai? Vogliamo invitarvi martedì alle 8:30? Dopo l'applauso al festival io resto a casa. Venite con noi per ascoltare e ballare le canzoni dei nostri e i vostri artisti preferiti. Non dimenticate, ascoltatori, vi piacerà alle 8:30 il programma speciale Io resto a casa. Vi aspettiamo! Ciao ciao! Ciao! Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale, ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su, il mondo aspetta una grande